Il discorso, il discorso di Weber, il discorso di Schmidt, cioè dopo tutto sono capitalisti e comunisti, fanno le stesse cose, sono la stessa cosa, stanno al mondo con le stesse idee, semplicemente fanno a gara gli uni contro gli altri per chi fa meglio la stessa cosa. Chi comincia? Quel genio di Nietzsche. Non sto dicendo che la critica della tecnica è fatta da sciocchi. Vi ho detto però il modo con cui come è nata e come è stata pensata. Eh. Vinici le, le vedeva tutte, le vedeva tutte. Eh. Umano troppo, qui c'è una serie di citazioni, umano troppo umano, primo volume, pagina 281 della traduzione italiana, noi apparteniamo a un'epoca la cui civiltà corre il rischio di essere distrutta dai mezzi della civiltà. Perché il lavoro non è libertà. Che il lavoro sia libertà è la tesi di Hegel ed è la tesi di Marx, attenzione. Cioè, il lavoro per Marx è reificazione adesso, ma non è reificazione per sempre. Eh. Qui invece si spazza via tutta. Il lavoro è dura fatica e se non è dura fatica è meccanizzazione dell'uomo. Nel lavoro non ne va del soggetto. Il lavoro non è la via attraverso la quale il soggetto si soggettivizza. Il lavoro è nel lavoro ne va solo del principio di utilità e basta. Le cose importanti che noi facciamo le facciamo quando non lavoriamo. C'è tutto eh, dentro noi, ci sono i figli dei fiori. C'è tutto, c'è tutto, c'è tutto il Novecento. Frammenti postumi 87-88, quelli che poi vennero chiamati la volontà di potenza. Noi viviamo in un cito, enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole volte al massimo dello sfruttamento e a minimizzare il valore dell'uomo. L'uomo si deteriora perché non si sa più a che cosa mai questo enorme processo sia servito. È il mulino che macina se stesso di Novares. Eh? automatismo, l'orrore della tecnica è che va avanti da sola per, per questi autori. Nella tecnica si realizza eh, la forma estrema di ciò contro cui Nietzsche ha filosofato per tutta la vita, cioè la duplicazione del mondo. La duplicazione del mondo la, la si fa con la morale. Esiste un mondo superiore e un mondo inferiore, la si fa con la religione e la si fa con la tecnica. Ogni duplicazione è al tempo stesso manifestazione di volontà di potenza dei deboli e di nichilismo. Perché quando duplichi il mondo tu con la copia, ti servi della copia per distruggere l'originale, è la morale è un sistema di valori che serve a distruggere le cose di questo mondo, no? che di solito sono beatamente immorali. La tecnica è la fabbricazione di un mondo 2 che serve a distruggere il mondo 1 e questa è volontà di potenza, ma dei deboli, ovvero sia è nichilismo passivo. Cioè passivo vuol dire ci vai a finire dentro senza accorgertene perché sei un poveraccio, sei travolto dal, da quello che tu pensavi fosse il tuo mondo, ti mangia, è fatto apposta per mangiare il mondo e mangia anche te. A tutto ciò contrappone il nichilismo attivo, ovvero sia l'oltreuomo, quello sì che è un soggetto, ma per, per, perché non lavora, perché fa la guerra, perché sfida il destino. Antiborghese e antisocialista, ma non nazista, per carità, non ci pensava neanche, non era un suo problema, a parte qualche discrepanza cronologica. Dico, il problema di che cosa sono, non gli veniva in mente, gli veniva in mente che cosa, quali sono le vie sbagliate lungo le quali si è sviluppata l'Europa moderna, eh. pensiero di mostruosa potenza, eh? Filosofare col martello, pensiero di questa potenza. La tecnica, voi vedete, è investita della questione dell'essere. Che cosa è essere? È l'oggetto prodotto, il produttore ha a che fare con l'essere o è soltanto un povero ente? E l'oggetto prodotto. Che cosa diavolo è mai? È qualche cosa o è un sogno di potenza che va a finire nella impotenza? Ovvero sia, detto in un altro modo, la storia chi la fa? La fanno gli uomini o la fa la tecnica?